un po' su, scegliendo dei vini che fossero molto freschi, che avessero quel tocco di sapidità, ma che avessero anche una buona aromaticità. Per fortuna il nostro territorio in questo ci aiuta, perché ci dà dei vini che sono fortemente aromatici, come il Sauvignon Blanc che abbiamo degustato prima, ma anche Rosa Paola di Lanzara, molto fresco, molto profumato, e quindi andava a compensare sia gli aromi che erano nel piatto, sia anche la tendenza dolce data da alcuni ingredienti usati, come per esempio i crostacei che hanno tendenza dolce, le creme, le verdure. Quindi la scelta è caduta proprio su vini che avessero questa freschezza, questa sapidità e questa aromaticità che riuscisse a smontare quella del piatto e a contrastare la tendenza dolce della piatti. Quindi non a caso è stato scelto anche per il primo piatto questa pasta fresca con lo sparacello, così si chiama il galetto, e il gambero rosso di Manzara del Vallo, con questo straordinario vino di Frodecase in soia, che riesce a dare a Melfi dei risultati straordinari, anche perché quando parliamo di Cantina e Barbera parliamo di vini di mare, quindi hanno questa impronta particolare. Però visto che c'è qui la produttrice, voglio lasciare la parola a lei per parlare del suo vino. Questo vino sarà straordinario l'anno prossimo. Intanto cominciamo da qui. I vini bianchi, abituiamoci a berli a un anno dopo la vendemmia, quindi se si vendemmia a settembre del 2013, abituiamo a berceli a settembre 2014. Fra un anno questo vino straordinario. Adesso sta iniziando a vagire. Questa è un'anteprima. Deve nascere, nascerà. È la prima volta forse che lo degustiamo a me, super uscito adesso. Noi siamo piccolissimi, da una grandissima cantina a una piccolissima cantina, con lo stesso amore per la terra, con lo stesso amore per il nostro territorio, con un'interpretazione sicuramente molto diversa, ma credo nella stessa lunghezza d'onda, molto diversa perché ovviamente Sette Soli, di cui io sono socia, la socia mio papà, sono fondatore, quindi per me Sette Soli è famiglia, significa origine, significa aver imparato ad amare questa terra attraverso il lavoro di chi c'è stato prima di me e ovviamente cercarlo di continuare nel modo migliore possibile. Dicevo, un'interpretazione differente perché naturalmente, dati i numeri totalmente differenti, il modo di lavorare è totalmente differente. Sette Soli è una grandissima azienda che produce una quantità enorme di vitigni, probabilmente 25, hai detto 27 vitigni differenti, con una grandissima varietà e di interpretazione di vini diversi. Noi ci siamo concentrati su alcune varietà, di quelle che meglio rispecchiano il territorio di mare, perché i nostri vigneti si trovano a meno di un chilometro dal mare, quindi quei vitigni che riescono ad assorbire di più il sale e quindi ad interpretare meglio le caratteristiche salmastre della zona di mare dove noi siamo a Belice, veramente proprio vicini al mare. Quindi vini tutti e vitigni tutti che hanno una tendenza ad essere molto più freschi, molto meno strutturati e con un grado alcolico molto più basso rispetto allo stesso vitigno coltivato magari in collina, magari al lago, magari in montagna. Che cosa ne risultano? Vini belli, piacevoli, molto vicini proprio alla sensazione del mare, alle erbe aromatiche, e soprattutto di grande longevità, della bella salinità. E quindi è comunque vini di grande longevità perché il sale è un conservante. Una volta le cose mettevano tutto sale per conservarle, perché il sale protegge dalle muffe, perché il sale scoraggia la formazione di batteri, perché il sale proprio conserva ed è meglio. Più i vigneti sono vicini al mare, quindi più le uve sono ricche di sale, più hanno e conservano questa tendenza a diventare. Prima parlavamo con questo signore qua del vino bianco più giovane e più vecchio. Io ho fatto una verticale con questo vino di Soglia, credo di essere l'unica azienda della Sicilia che fa una verticale con il vino di Soglia. E ne faremo una a tutto il mondo nel mese di giugno. Questa vigna dietro le case, la vigna di 45 anni, ha la capacità di dare vini longevi, significa che 8 anni, 9 anni dalla vendemmia sono insieme. E l'insolia sappiamo non essere un vino atto all'invecchiamento. Non so se ti ricordi che abbiamo fatto. Sì, lo siamo tornati indietro con la tua insolia che non è dietro le case, quella orecchietta gialla, fino all'annata 2006 che lo abbiamo degustato, ed era davvero splendido. Ma perché sono vini che contengono proprio una quantità di sale, di cloruro di sodio che viene dal mare, che ha una capacità di conservare più a lungo rispetto a vini che non si trovano nella fascia del sale. La fascia del sale è una fascia di 3 km dalla costa, cioè l'aria salmastra entra, l'aria umida contiene sale, il sale
acqua, la luminosità, e ci siamo messi in deposita. Tutto questo succede in 3 km. Finiti i 3 km, l'aria è perfettamente senza sale, arriva la brezza, arriva il profumo, arriva tutto quello che volete, ma non arriva il sale, perché il sale finisce tutto. Ecco, la fascia del sale è quella fascia dove i vini sono salmastri. È ovvio che è un ambiente molto particolare, non tutte le uve sono atte ad essere coltivate nella fascia del sale, ci sono il Sauvignon Blanc, per esempio, un'uva francese, difficilissimo da adattare, il Merlot, per quanto noi lo abbiamo vicino al mare, difficilissimo da adattare, ha proprio problemi di nanismo, cioè le piante soffrono, alcune piante, della vicinanza al sale. Ci sono varietà come l'insolio, per esempio, come il catarratto, tantissimo, come lo Zibibbo, che è il vitigno del sale per eccellenza, lo fanno a Pantelleria, che è mezzo al mare, figuriamoci. Esistono dei vitigni, soprattutto storici, tradizionali siciliani, che hanno proprio la capacità di assorbirlo, di metabolizzarlo e di resistere, anzi di migliorare vicino al mare rispetto allo stesso tipo di pianta piantata fuori dalla zona del sale. Seconda cosa,